telespettatori di Fano TV, anche a Fano saranno garantite emozioni per gli amanti delle due ruote, più precisamente per gli amanti di ciclismo. Perché? Perché fra pochissimi giorni la carovana della Tirreno Adriatico farà tappa a Fano e precisamente in Viale Gramsci. Vi vado a presentare gli ospiti di questa sera, Saverio Olivi, buonasera Buonasera. Saverio, e Anna Rita Montagna. Dunque, abbiamo presidente del Buonasera. CB Club Mattei, volontariato di protezione civile e comandante della polizia locale di Fano. Cominciamo a ricordarvi velocemente le 7 tappe di questa 53ª edizione. Li guardiamo insieme. Allora, la prima mercoledì 7 marzo sarà come di consueto Lido di Camaiore con una cronosquadra di 21,5 km. La seconda tappa giovedì 8 Camaiore Follonica di 167 km. Terza tappa venerdì 9 Follonica Trevi di 234 km. Quarta tappa sabato 10 Foligno Sassotetto di 219. Quinta tappa domenica 11 abbiamo Castel Raimondo e Filottrano di 178 km. La sesta, e quindi questa riguarda noi, lunedì 12 marzo Numana Fano di 153 km. E per la settima tappa questa edizione si chiuderà con la classica cronometro individuale di San Benedetto del Tronto di 10 km. Come sempre vi vogliamo ricordare però, appunto per quanto riguarda la città della fortuna, quali saranno le vie interessate, Saverio, giusto perché sono diverse. Sì, le vie sono diverse, entrano dalla parte della parte pratica dal San Barpio, tanto Borpio. per capirci, la Sì. spieghiamo con semplicità, dalla parte di Bellocchi, fanno la parte di Via Bellandra, poi percorrono Via Soncino, Via Petri, la parte nuova in pratica degli interquartieri, per scendere a Via Roma, Via Le Gramsci che sarà chiusa già dal giorno prima per permettere l'arrivo, Via 12 Settembre, quindi la discesa che va verso la stazione del treno, percorrendo Viale Pisacane e Viale Piceno fino in pratica quasi al ponte del fiume Metauro, per poi rientrare in via Fraghetto, la zona dello zuccherificio, via delle Querce, tanto per capirci dove era l'ex MEP, viale Enrico Mattei davanti all'aeroporto, zona zuccherificio, strada del campo d'aviazione, si rientra in via Papiria, la strada della Petruccia, per capirci davanti ai Tre Ponti, la cooperativa Tre Ponti, per poi finire in via Campanella, che è la via che porta al Codma. Esatto, quindi insomma un circuito, vi ricordo i 12,8 km che si ripeterà 2 volte e poi con l'arrivo in Viale Gramsci. Comandante, sarete presenti in ogni punto? Insomma, dove sarete dislocati? Ovviamente il percorso va completamente chiuso alla sicurezza complessiva della circolazione. Ok. Saremo presenti in ogni punto, quindi ad ogni intersezione, proprio perché nell'orario di chiusura, che non è soltanto il momento in cui passano i ciclisti, ma la chiusura avviene da prima, circa un'ora prima, almeno un'ora prima del transito dei ciclisti. Ecco perché saremo presenti non solo, quindi noi come polizia locale, ma non siamo sufficienti. Per questo ci sarà la collaborazione della Protezione Civile, nonché delle altre forze di polizia, proprio a garanzia della chiusura totale del percorso. Ecco, Saverio, avrete bisogno anche di rinforzi per quella giornata? Sì, essendo una giornata lavorativa, cioè lunedì, la nostra associazione non riuscirà a coprire tutte in pratica le postazioni. Non sappiamo ancora, è prevista una riunione in questura per la prossima settimana, ci daranno i numeri, ma sarà ben difficile perché con l'esperienza che abbiamo della tappa d'Italia, del Giro d'Italia e altro, sicuramente serviranno diversi volontari. Noi per la giornata di lunedì ne abbiamo circa una trentina. A questa riunione sono stati invitati anche i referenti della provincia di Pesaro Urbino, sia dei gruppi comunali che delle associazioni. Sicuramente verrà chiesto a loro quella parte di volontari in cui non riusciremo noi a garantire. Insieme, è sempre un discorso di protezione civile, daremo quel supporto necessario alle forze dell'ordine come abbiamo sempre fatto. Speriamo di fare del nostro meglio anche questa volta. Lo farete sicuramente. Questo per la giornata di lunedì. Per quanto riguarda la domenica, ecco, gli agenti della polizia locale dovranno già essere sul posto. Sì, il nostro impegno sarà già dal giorno precedente perché Viale Gramsci sarà chiusa. Viale Gramsci è previsto l'arrivo e quindi è necessario chiuderla dal giorno prima per consentire agli organizzatori di allestirla e di prepararla per l'arrivo
l'arrivo della tappa. E qui la raccomandazione a tutti i residenti in zona di fare attenzione alla segnaletica di divieto di sosta, perché poi noi dobbiamo intervenire e rimuovere proprio a garanzia di renderlo, insomma, disponibile agli organizzatori. E i divieti interesseranno via Le Gramsci e le vie limitrofe, ed anche le zone di parcheggio, perché poi gli organizzatori arrivano con tanti mezzi al seguito ed hanno chiesto delle aree appositamente per loro, che sono il parcheggio della ex caserma, il parcheggio del Foro Boario, quindi quello adiacente alla zona ospedale, nonché il parcheggio dello Sferisterio, ossia quello per i fanesi dove erano i vecchi capannoni dei carri di carnevale. Per cui queste zone noi facciamo una raccomandazione di fare attenzione a non parcheggiare, perché devono essere mantenute libere, come d'altronde è stato adesso per quelle domeniche del carnevale. La domenica del carnevale, e quindi questa è la raccomandazione. Ci sarà comunque una segnaletica già dai giorni precedenti per avvisare la cittadinanza? Certo che sì, perché poi il divieto di sosta diventa effettivo con la segnaletica, che deve essere messa in zona almeno 48 ore prima, per cui tutti i cittadini hanno già modo di vederla da prima. Abbiamo citato il carnevale, Saverio, ci sono in questo caso delle raccomandazioni particolari per quanto riguarda la sicurezza arrivate dalla prefettura oppure no? No, io attualmente vedremo nella riunione che si terrà appunto nella prossima settimana se ci sono degli accorgimenti da mettere in atto. Per il momento non ci sono pervenute cose particolari o richieste particolari per quello che riguarda la sicurezza. D'altra parte è un circuito, il circuito è blindato, è chiuso, nessuno può attraversare. Credo, non so, resteremo comunque in attesa di avere informazioni anche su questo. Quindi più o meno l'orario sarà quello della corsa per le strade che saranno interdette al traffico, ma anche leggermente un'oretta prima, come saranno disposti gli orari? In genere. Anche per prepararsi appunto per l'arrivo dei corridori. Sì. Abbiamo necessità poi di fare degli incontri specifici con ovviamente gli organi deputati, quindi questura, prefettura, per cui non sono ancora stati definiti nell'esatto dettaglio. In genere circa un'ora prima del transito, e sono necessari perché il percorso è lungo e, come dicevo prima, a garanzia proprio della sicurezza di tutti occorre che nel percorso non circoli più nessun veicolo. Per questo non è previsto nemmeno il semplice attraversamento, a parte ovviamente i mezzi di soccorso, che lì comunque quelli sono sempre stati garantiti. Fano non è nuova queste iniziative, e quindi eventi precedenti ce ne sono stati, i problemi insomma non ne abbiamo riscontrati riguardo ai mezzi di soccorso. E per quanto riguarda i divieti di sosta, non sono previsti lungo il percorso, ma chiaramente viene da sé che tutti i mezzi che sono parcheggiati a lato delle strade dove passa poi la corsa non potranno muoversi per tutto, certo, il tempo della chiusura. Ecco perché questa cosa, cioè, ci tengo a ribadirla, per poter fare in modo che la gente si organizzi, chi ha necessità di muoversi sa che negli orari di chiusura non può attraversare il circuito e quindi si organizza in modo tale di lasciare il veicolo dalla parte dove ha necessità poi di muoversi. Come diceva anche l'assessore Fanesi nella puntata precedente, chi è dentro è dentro, chi è fuori fuori, poi non sarà possibile effettuare degli spostamenti durante quella giornata. Questo è, ma proprio a garanzia di una sicurezza, perché i ciclisti, ce li vediamo tutti, vanno molto veloci, e per cui non si può assolutamente far intersecare la corsa con un transito veicolare. Saverio, da che ora sarete lì voi lunedì 12? Beh, sicuramente subito nel primo pomeriggio, anche perché le postazioni devono essere garantite almeno un'ora prima, ma per garantire un'ora prima bisogna arrivare ancora prima, di conseguenza nel primo pomeriggio saremo già sul percorso. Poi insomma ci darete anche maggiori informazioni quando avverrà questo incontro e quindi di ciò che verrà fuori, di ciò che emergerà. Sicuramente sì. Io vi ringrazio per essere stati i nostri ospiti, quindi ringraziamo Saverio Olivi, presidente del Cibi Club, Mattei, volontariato di protezione civile, e il comandante della polizia locale di Fano, Anna Rita Montagna. Grazie ancora per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie a voi. E invece ai nostri telespettatori auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.